Intanto c'è una grande crescita delle capacità investigative della polizia giudiziaria in Italia. Cioè, la polizia giudiziaria cresce, e cresce più di quella degli altri stati del mondo, perché abbiamo creato, scusate se mi ci metto pure io, una scuola. Perché sì, abbiamo pianto i nostri colleghi che sono stati uccisi, abbiamo pianto i magistrati, abbiamo versato sangue, però questo ci è servito per crescere, per imparare. Grazie al sangue dei nostri colleghi anche le capacità investigative si sono affinate. Quindi sicuramente in Italia c'è una polizia giudiziaria che nonostante i ritardi della benzina, mezzi, intercettazioni, fondi, ha una grande volontà, una grande passione. A parte questo però c'è un fenomeno che bisogna stare attenti. La mafia è come un serpente, cambia pelle, e ciclicamente avvertiamo a due fenomeni: o le guerre di mafia, con cui si segnano i cambi generazionali, guerre di mafia che però determinano la reazione dello Stato, aumento delle pene, aumento delle intercettazioni, aumento del carcere, aumento delle investigazioni, oppure c'è un sistema di rottamazione molto semplice. Queste persone vengono consegnate allo Stato, in modo che lo Stato, che se ne appropria, può affermare sul piano politico la vittoria nei confronti della mafia. Ecco, questa è una delle più grandi truffe mediatiche di questo regime. Perché tutte le catture di boss mafiosi non hanno assolutamente intaccato la mafia, ma hanno creato nuovi leader, nuovi carimati, molto più bravi, molto più astuti, molto più preparati. Per cui quei vecchi mafiosi erano in ombra, scrivendo pizzini, rompendo le scatole, non si è significato. I veri successi invece sono stati raggiunti, e quelli sono tangibili, sotto il profilo del sequestro dei beni, e quelli sono reali. E questo è l'insegnamento di Giovanni Falcone, perché Giovanni Falcone sosteneva, si vede la gente, si ricordo, qualunque reato hanno finalità economico-patrimoniale. In un reato si è sottolto la rapina, l'estorsione, il traffico di droga, il sequestro di persona, la mafia. Poi avete un soggetto che si arricchisce illecitamente e un soggetto che si impoverisce. All'80% dei casi il soggetto che si impoverisce è lo Stato. Perché? L'illecito grava per massima natura da quello con le evasioni fiscali, contro lo Stato. E allora, se poi non abbiamo l'omertà, che non c'è un testimone che ci dice che ha sparato, che ha fatto la rapina, se è difficile fare le indagini, spesso quando non c'è un'intercettazione, come possiamo noi individuare il reato? L'unico modo, l'unica cosa che non si può nascondere di un reato è il profitto del reato. Perché chiunque commette un reato per fini patrimoniali, alla fine, se hai i soldi, se deve comprare la Bianca, Ferrari, Mercedes, se deve fare la villa, se deve fare la piscina, si mette i rubinetti d'oro, si compra il Rolex, si compra i Cartier, si compra. Ci siamo. E allora, se noi partiamo dalle dimostrazioni e quindi dalla opulenza, partiamo dal patrimonio, che non si può nascondere, e facciamo il percorso al contrario, come te lo sei fatto questo patrimonio? E non abbiamo più. Ma noi facciamo due cose: se possiamo il patrimonio, togliamo il patrimonio anche il mal tolto, e cioè hanno colpevole, perché immediatamente scattano i reati fittizi, attestazione di beni, riciclaggio, associazione mafiosa, i reati poi determinano la condanna di quella persona. E questa è l'intuizione di Pio La Torre, di Falcone, del generale Roberto della Chiesa. In questa metamorfosi della mafia, questo sistema politico, gli sono scomode le persone che lo hanno aiutato. E ho concluso dicendo loro che forse riuscirete a togliermi la divisa da poliziotto, ma non mi toglierete sicuramente la dignità di uomo dello Stato.
voi mi restituite alla polizia, da domani il mio impegno sarà quello di rientrare al Ministero dell'Interno dall'ingresso principale. E anche se non so suonare il sassofono e se non ho mai mosso il colpaccio di poliziotto, non penso di avere meno titolo di chi in questo momento ci più che parastrato il polizia ci sono i paratrooper. Ci sono persone che per la carriera farebbero qualche cosa. Quindi in polizia ci sono persone che per la carriera prenderebbero pure la moglie, la figlia. Però ci sono i giovani, ci sono i poliziotti, la base, che sono la parte migliore di questo Stato, che sono l'unica garanzia di democrazia di questa nazione, come diceva Pierpaolo Pasolini. E questo è il senso di uno Stato che sa dimostrare di essere grande, di essere forte. Ed è lo Stato in cui io credo. E quei giovani non hanno mai preso il manganello e colpito altri giovani. Quei giovani erano i giovani poliziotti che con me erano davanti alla cattedrale, ai funerali dei loro colleghi, dei nostri colleghi, quando fronteggiavamo la folla che voleva aggredire l'autorità, che cercavano il teatrino per mettersi in mossa con gli sciacalli. Quella è stata l'unica manifestazione, l'unico servizio di ordine pubblico in cui noi poliziotti urlavamo gli stessi slogan della folla che cercava e che noi fronteggiavamo. Fuori la mafia dallo Stato, fuori la mafia dallo Stato. E noi fronteggiavamo le persone che volevano invadere la cattedrale abbracciandoli e piangevamo noi. Questi sono dei momenti che io non dimenticherò mai. Sono delle emozioni che rimangono dentro. Vedere una macchina blindata, tirata fuori dal cratere di Capace, incartocciata, con i tuoi colleghi a pezzi di film dentro. Sì, vediamo le fotografie, se puoi immaginare, tu vivono pure lei nel filmato. La fanno sindica che apre la mia. Queste sensazioni ti scolpiscono l'anima e non c'è nessun Berlusconi, nessun Cicchito, nessun Gasparri, nessun Rutelli che ti possa fare paura, perché tu vai avanti, non hai nemmeno paura di morire, perché la tua vita è la verità. Io le cose che dico le ho sempre fatte e le ho sempre pensate, le sto recitando. E quindi quello che c'è nella polizia, con tutto il marcio che ci può essere, che ci fanno i controlli, quanti poliziotti abbiamo arrestato, quanti carabinieri abbiamo fatto condannare, ma proprio i corrotti, e proprio il fatto che si arrestano i corrotti, i collusi con la mafia, trafficanti di droghe, sfruttatori di prostitute, è la dimostrazione che quel corpo è affidabile, perché un corpo di polizia è affidabile quando ha la capacità di isolare il regime del male. E il male deve essere reciso col bisturi, con un'operazione chirurgica che non deve essere devastante, intaccando il tessuto sano, ma che non deve essere nemmeno facendo tremare la mano e lasciando il tessuto infetto, perché il tessuto infetto lasciato in un intervento chirurgico insieme al tessuto sano rischia di contaminare e espandere il bubone tumorale. Cioè quando si fa un'indagine, quando si fa un processo, ci vuole la tecnica, non la passione, non i proclami, non le conferenze stampa. È chiaro? Ci vuole la tecnica. E bisogna farlo con la tecnica, perché non basta essere persone oneste. E creando un lavoro che è un lavoro di chi? Come mi ha insegnato Giovanni Falcone proprio questo lì, perché un'altra cosa importante, tutti i processi più importanti, fateci caso, non sono mai fatti da un solo magistrato, sono fatti da un pubblico, sono l'ultimo, adesso pubblico, sono tre magistrati, maxi processo, cioè magistrati, quattro magistrati, processo all'età, cinque magistrati, cioè quando vedete un magistrato, uno solo, che inizia a fare il piedino,
cominciare a rifidare sempre chiunque sostiene. Perché quando è una situazione più di uno, già colpirne due è più difficile. La mafia bisogna colpirla e lottarla in maniera trasversale, non colpendo solo il basso, colpendo il killer che va a sparare, poi mette una pistola in mano, poi magari uccide un uomo, se non uccide ammazziamo te. È chiaro che quello è un assassino che deve andare in carcere, ma quello è un assassino perché qualcuno gli ha armato la mano, io devo colpire chi gli ha armato la mano e gli ha fatto uccidere l'imprenditore, gli ha fatto uccidere il politico, gli ha fatto uccidere il giornalista. Perché quello è il braccio, quello manco sa chi è, manco sa chi è. Perché chi ha sparato dalla chiesa, manco sapeva chi era dalla chiesa, che devo dire questo? Cioè queste sono le persone impasticate, che danno la droga, che danno... E crescono come gli animali, se voi ci parlate, sono persone che hanno legge un cefalogramma piatto, sono veramente degli automi, sono esseri umani in senso che hanno i muscoli, le braccia, la testa, i capelli, ma sono veramente degli automi. Che senso ha prendersi da una persona che è un ammasso di muscoli, di cattiveria e di violenza, e non con la testa che gli ha armato la mano? Sulla base di quelle che sono le trattative con chi glielo deve fare catturare, quanto più imminente la cattura, se sale la graduatoria. E lo stesso è speso se fosse l'ordine di precedenza, no? Noi, quando loro mettono uno in testa, la classifica dei abitanti più importanti, io lo stanno prendendo, sono in trattativa per conto.